L'altra cosa che il Concilio ci consegna è il Concilio stesso come evento di nuova Pentecoste, cioè il Concilio come testimonianza di una Chiesa che si lascia animare, guidare, rinnovare dalla presenza creatrice e creativa dello Spirito Santo. Per questo qui abbiamo messo l'icona della Pentecoste, per ricordarci, come disse più volte Papa Giovanni, che il Concilio Vaticano II doveva essere quasi una nuova Pentecoste per la Chiesa, un evento di rinnovamento della Chiesa, un rinnovamento non alla moda, non alla moda dei tempi, ma un rinnovamento veramente suscitato dalla forza dello Spirito, dalla forza creatrice e creativa dello Spirito. Ecco perché abbiamo messo qui l'icona della Pentecoste. Ed è significativa quell'icona, perché lì voi vedete l'immagine della Chiesa secondo come è narrata negli Atti degli Apostoli capitolo 2, la Chiesa raccolta nel Cenacolo. Lì vedete gli Apostoli che sono messi disposti l'uno di fronte all'altro, in due cori. Ed è interessante che in questa icona in particolare, al centro, se voi ci fate caso, non c'è nessuno. Al centro c'è uno spazio vuoto, lo vedete? E quello significa che lì c'è la presenza del Signore risorto. È Lui che presiede questa riunione. Perché il centro della Chiesa non è né il Papa, né il Vescovo, né un religioso, né un accolito con la porta, né un ministro dell'Eucaristia con la Tarcisiana, ma è il Signore risorto, che è nella Chiesa la presenza creatrice e creativa, non è una presenza onoraria. Il Signore risorto nella Chiesa è presenza effettiva, perché è presenza creativa. Perciò al centro c'è uno spazio vuoto, non per dire non c'è nessuno, c'è, non lo si vede ma c'è, non lo vedi ma è presenza reale.